Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho trovato lo zaino perfetto per quando vado a volare con i miei droni e riuscire a portarne il più possibile. C'è una cosa che mi ha sempre dato fastidio: non riuscire a portare tutti i droni che volevo o riuscire a portarli ma non come avrei voluto. Finalmente ho trovato lui, lo zaino perfetto. No, non è quello perfetto, via. Finalmente ho trovato lui. No, non è lui quello perfetto. Finalmente ho trovato lo zaino perfetto. È lui quello perfetto. Finalmente ho trovato lo zaino che mi dà un sacco di possibilità. Ovviamente adesso l'ho caricato in maniera fin troppo eccessiva, ma questo per farvi vedere quanti droni è possibile portare con uno zaino come questo. È uno zaino che tanti di voi già conosceranno perché è della Torvol, un marchio che produce zaini per droni FPV. Questa è la versione P-Stop ed è venduta direttamente da Amazon. Questo è uno zaino che è da tanto che volevo acquistare, ma non avevo ancora ben capito quanto mi sarebbe stato utile averlo anche per droni non FPV. Infatti adesso vi farò vedere questo zaino che sta trasportando in questo momento 6 droni, e 6 droni di, diciamo, varie tipologie: droni FPV, droni cinematic video, quindi c'è veramente di tutto caricato su questo zaino, completi di visori e radiocomandi. Questo che è importante, cioè che abbiamo sia i droni che tutti i suoi accessori. E ragazzi, è una cosa incredibile. Lo zaino di per sé nasce per droni FPV, ma cos'ha di vantaggio questo zaino rispetto a un qualsiasi altro zaino fotografico? Che è molto molto spesso, quindi abbiamo tantissima profondità che ci permette di mettere i droni, quelli cinematici per intenderci. E poi, anche essendo carichissimo, adesso vedrete quanto è carico, perché non sono solo i droni che vedete qua appesi, ma tutto quello che c'è all'interno, lui riesce a stare in piedi, quindi non cade in avanti, sebbene abbiamo anche il peso del DJI FPV con le sue batterie appeso qua davanti. Guardate, lo zaino non cade e sta in piedi, e questo già è una cosa incredibile che vi fa capire questo zaino quanto è rigido, quanto è fatto bene. Allora, prima di andare ad analizzare lo zaino da vicino, vi voglio far vedere tutti i droni che ci sono caricati su questo zaino. Allora, qua da parte abbiamo un drone da 3,5 pollici, un Cinewhoop FPV, poi avere la possibilità di avere una cinghia supplementare qua davanti per lui, per il DJI FPV, che è un drone che porto praticamente sempre dove vado a volare nelle mie location, quindi dovevo per forza avere un supporto per lui. È stato molto molto semplice, perché cosa ho fatto? Ho installato delle fibiette, queste, diciamo, fibie che si acquistano su Amazon per circa 10 euro. Si acquistano le fibie più il laccio, e ragazzi, guardate, andando a infilare la fibbia qua nel fianco di questa cinghia che già esiste, ho creato una cinghia supplementare che posso regolare, che mi trasporta qualsiasi tipo di drone FPV. Ovviamente tutto questo l'ho fatto per lui, perché gli altri droni FPV li posso mettere anche in queste cinghie laterali. Quindi con una 10 euro gli ho aggiunto questa cinghia con questo sgancio rapido, che è sicuramente tanta roba per portare lui. Poi qua su questo fianco ho, nella cinghia laterale che invece è già fissata allo zaino, ho messo, che è già fissata allo zaino, ho messo un drone 5 pollici FPV, e tutto questo avendo lo zaino caricato sulle spalle non vi dà il minimo fastidio a livello di eliche che vi toccano dentro, vi dicendo, perché comunque lo zaino è profondissimo. Quindi abbiamo il drone FPV 5 pollici, siamo a 3 droni. Poi qua nella tasca laterale un drone da 2,5 pollici, che ci sta benissimo in questa tasca laterale, che ovviamente possiamo utilizzare anche per infilarci qualsiasi altra cosa. Io vi sto facendo vedere quanti droni sono riuscito a caricare, ovviamente mettendoli praticamente in ogni suo scomparto. Quindi qua da parte una sacca laterale per metterci tutto quello che vogliamo, la stessa sacca c'è anche da questa parte. E poi adesso andiamo a guardare da vicino cosa c'è all'interno e poi analizziamo la qualità dello zaino. Quindi apro la cinghia che ho installato io, vado ad aprire le cerniere, cioè guardate la qualità delle cerniere, ragazzi, non so se si vede dalla telecamera, ma sono incredibili. Sono grosse, spesse, cioè una qualità pazzesca dal punto di vista dei materiali di questo zaino. Il suo costo è di circa 90 euro su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Vado ad aprire e guardate, DJI Air 2S con il suo radiocomando, quindi siamo a 5 droni.
E qua abbiamo l'Apsan Zino Mini Pro con il suo radiocomando. Mancano le batterie perché sono a caricare. Qua abbiamo due visori della DJI, quindi due visori che sono abbastanza ingombranti dal punto di vista dello spazio rispetto magari ad altri visori analogici. Guardate, questo che è quello per il DJI FPV e questo quello per pilotare tutti i droni FPV che avete visto, perché comunque hanno tutti il sistema digitale. Preferisco avere due visori separati perché fare il passaggio da questo a quell'altro, perché per fare i passaggi comunque c'è da fare poi i bind, perché mi trovo più comodo avere tutti e due i visori che fare i passaggi da FPV che fare i passaggi dal drone DJI FPV al sistema DJI FPV, perché comunque c'è da fare i vari bind, anche perché quando si ritorna a pilotare l'altro drone bisogna rifare il bind, cioè veramente. Preferisco avere due visori separati per i due dispositivi. Preferisco avere due visori separati per i due sistemi FPV. Poi qua ho il radiocomando per il DJI FPV e poi qua ho il radiocomando per pilotare tutti i droni FPV che avete visto appesi allo zaino. Quindi capite quanto spazio c'è all'interno di questo zaino, e calcoliamo che io ovviamente ho esagerato, non porterei mai tutti questi droni, qua stiamo parlando di una cosa veramente eccessiva. Però questo per farvi capire quante possibilità e combinazioni abbiamo, e tutto questo con una trasportabilità e una sicurezza nel trasporto dal punto di vista del danneggiare i droni incredibile, soprattutto questi cinematografici che rimangono all'interno con il loro radiocomando, con le imbottiture che ha questo zaino, che veramente è pazzesco, perché le pareti sono super rigide, ovviamente antiurto ma rigide, quindi non si vanno a schiacciare facilmente. I visori, ovviamente uno può portare solo il visore del DJI FPV e non porta il visore per gli altri droni, perché magari quelli non li porta, o porta solo quelli per i droni FPV e non porta comunque il DJI FPV ma porta più droni cinematografici. Veramente le combinazioni sono incredibili. Uno potrebbe non portare questo radiocomando perché magari non porta i droni FPV quel giorno, ok, porta più droni cinematografici. Poi con i droni da 249 grammi se ne mette veramente quanti se ne vuole, perché comunque basta andare a togliere un visore per esempio e qua ci sta un altro drone con il suo radiocomando. È pazzesco ragazzi lo spazio che abbiamo all'interno di questo zaino. Avendo questa profondità, quindi questa altezza sul fianco, riusciamo veramente a mettere tutto in posizione verticale, e questo che ci fa guadagnare tantissimo tantissimo spazio rispetto agli altri zaini per uso cinematografico. E poi ogni paratia che abbiamo per separare i vari scomparti ha una rete con una sacca per inserire oggetti, cioè veramente è pazzesco lo spazio che riusciamo ad avere su uno zaino di questo tipo. Qua abbiamo una sacca ancora laterale dove io ho messo dentro i filtri sia per il DJI Air 2S che per il DJI FPV. Qua abbiamo lo spazio per metterci le batterie. Qua abbiamo un piccolo astuccio che è magnetico. Cosa vuol dire? Che quello che andiamo ad appoggiare qua si attacca. Infatti vedete i miei stick che io ho, diciamo, autocostruito per il DJI FPV, perché non uso i suoi, ma ovviamente questi non ci stanno nelle sedi del radiocomando per inserirli, per trasportarli. Li vado a mettere qua ed è magnetico, infatti vedete che loro si attaccano. Ovviamente qua poi ci possiamo mettere delle viti, se andiamo a smontare un drone FPV dobbiamo cambiare delle eliche, andiamo a mettere le viti qua che si attaccano magneticamente. È un piccolo astuccio ma davvero utilissimo. Poi la cosa bella di questo zaino, che avendo questa apertura molto ampia, nel senso che scende molto qua sulla parte alta dello zaino, andando ad aprire tutta la cerniera possiamo andare a creare questa base d'appoggio, e questo è fantastico. Cosa vuol dire? Che qua questa parte è fatta per lavorare sui droni, ma chi magari non usa o non porta droni FPV in quella giornata, o proprio non li usa perché non usa droni FPV, usa questa parte per appoggiarci praticamente il radiocomando, il drone, non so, supponiamo di avere il drone e lo tiro fuori dallo zaino, lo appoggio qua, anche se in terra è bagnato, è umido, c'è sporco, non importa, o il radiocomando prima di utilizzarlo, o appoggio lo smartphone. È una base d'appoggio utilissima per chi va a volare con i droni in situazioni abbastanza, chiamiamole, estreme, quindi quando si va in montagna, quando si va magari a fare delle gite in situazioni in cui magari c'è fango, c'è terra, c'è umidità, questo è davvero una base d'appoggio incredibile. Qua abbiamo la possibilità di tirare fuori
la copertura per renderlo completamente impermeabile alla pioggia. Lui è già impermeabile di per sé, nel senso che non è che se vengono giù tre gocce d'acqua si inzuppa, però ovviamente in caso dovesse piovere tantissimo si tira fuori la copertura e si va a mettere, si va a rivestire completamente lo zaino con questa sorta di cappuccio impermeabile. Poi questo è tutto quello che abbiamo all'interno ed è, ragazzi, pazzesco. Questa cosa di avere questa altezza incredibile gli dà delle possibilità pazzesche. Io non l'avevo ancora acquistato perché non avevo ben capito quanto mi sarebbe potuto servire uno zaino per droni FPV, ma in realtà, ragazzi, non è solo per droni FPV. Per chi come me ama portare più droni, anche magari solo cinematografici, non FPV, magari anche solo cinematografici, qua ne porta veramente tantissimi. Qua si riesce a portare 2, 3, 4 droni cinematografici più le action cam, cioè veramente ci sta il mondo, ed è una cosa che mi ha lasciato senza parole quando mi è arrivato e ho iniziato a mettere dentro droni e attrezzatura. Pazzesco. Qua sopra abbiamo una tasca, questa tasca che serve più che altro per metterci all'interno magari il portafoglio, i documenti, i fazzoletti di carta, che ne so, tutto quello che dobbiamo avere comodo quella giornata, le mascherine, perché ormai fanno parte della nostra vita, quindi anche le mascherine, il gel disinfettante, tutto qua ci sta tranquillamente in questa tasca che lo rende super comodo. E qua dietro, ragazzi, abbiamo un'altra tasca ancora dove io ho messo vari cavetti, però abbiamo un'altra tasca separata che ci dà ancora più spazio e più possibilità di utilizzo. È davvero davvero incredibile. Una cosa, ragazzi, che vi fa capire la qualità di questo zaino sono, come vi stavo dicendo prima, le cerniere, sia per come funzionano bene, perché scorrono in una maniera incredibile, e guardate qua queste cerniere come vanno a sigillarsi, cioè la cerniera è sotto ma è chiusa da questa parte in gomma, quando io vado a chiuderla sembra che la cerniera non c'è e viene completamente sigillata da questa gomma. È davvero un dettaglio che vi fa capire che qualità c'è dietro a uno zaino di questo tipo. Poi qua sotto i piedini d'appoggio in gomma, che ovviamente tantissimi zaini manco hanno i piedini d'appoggio, qua invece li abbiamo, e anche questi sono piccoli dettagli che fanno capire una differenza pazzesca. Poi passiamo a quello che è la comodità di questo zaino, perché dietro abbiamo un'imbottitura altissima, quasi da zaino d'alta montagna, un'imbottitura che ci permette di non sentire le cose all'interno dello zaino sulla nostra schiena, perché sarà alta almeno un centimetro. Poi abbiamo le bretelle imbottite anche loro, e una cosa da non sottovalutare è questa, la regolazione che abbiamo anche sulle spalle, roba che hanno gli zaini da trekking, quelli di buon livello, quindi una regolazione che ci permette di avere e di sentire meno il peso dello zaino. Poi abbiamo il classico laccio che va sul torace, e qua sotto abbiamo, se vogliamo utilizzarlo, se no si possono ovviamente rimuovere, anche il laccio che va sui fianchi. Guardate qua la rifinitura nella parte bassa dello zaino, quella che va appena sotto alla schiena, quindi nella parte lombare, che si è imbottito, che è rivestito di questo materiale impermeabile. È incredibile davvero che qualità abbiamo in questo zaino. Quindi, ragazzi, io ho aspettato tanto prima di acquistarlo perché volevo capire fino in fondo, perché comunque la spesa non è bassa, perché parliamo di 90 euro. È vero che zaini fotografici di buon livello ne costano probabilmente anche di più, ma qua abbiamo qualcosa che gli zaini fotografici, almeno nel mio caso, non mi danno dal punto di vista dello spazio, perché lo zaino dal punto di vista delle dimensioni è grande ma non immenso, ma questo spazio ci apre un mondo per noi che utilizziamo questo zaino principalmente per i droni richiudibili. E poi avete visto che con questo cinghia supplementare che gli ho fatto con circa 10 euro, e con queste sacche laterali, riusciamo a portare veramente di tutto tra droni FPV e non FPV e vari accessori. Quindi, ragazzi, spero di essere riuscito a spiegarvi cos'ha questo zaino rispetto a tutti gli altri. Quindi sono 90 euro per chi utilizza questo zaino per andare a fare trekking, per portare il drone in location in cui deve camminare. Ovviamente per chi ci arriva in macchina nella location lo zaino può essere più o meno importante, ma per chi come me va spesso a camminare con i droni sulle spalle fa tanta differenza, e avere più droni ci dà anche la possibilità innanzitutto di avere più riprese da fare, ma poi in base alla situazione del vento, della situazione del clima, cioè in base a tutto quello che abbiamo intorno, possiamo decidere quale drone utilizzare. Cioè a me questo zaino, ragazzi, sta cambiando davvero la vita. Quindi, ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi cos'ha lui rispetto a tutti gli altri zaini fotografici. Quindi non è solo uno zaino per droni FPV, anzi è uno zaino che si adatta perfettamente per le sue caratteristiche a tutti i droni richiudibili
chiudibili cinematografici attualmente sul mercato. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la recensione di lui, il Thorvald Pit Stop, vi è piaciuta e vi è stata utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!